Nell'episodio precedente, il buongiorno ci accoglie con una bellissima vista di Santa Teresa di Gallura, dove parlando con le persone in hotel scopriamo di un posto che si chiama Capotesta, quindi è proprio la nostra meta. Ah no, ma guarda che anche qua ci sono i due mari. C'è giusto un po' di vento! Famoso da queste parti per una leggenda. Che tanto leggenda non è. Parla di degli indigeni allo stato brado che siamo andati a cercare. Cacciano i cinghiali. Ma se volete approfondire, lo sapete già, i in alto a destra. Quindi, let's go. Prossima destinazione. Rena Maiora, davvero affascinante arrivare fino là in moto. La sorta che si fa riconoscere, questo è il suo saluto per l'ultimo giorno. Io vado. Qua si tratta di una guida in stile gazzella. Io vado però. Oh yes! Infilo all'esterno il doblò. Mamma mia, che panorama dalla Costa Paradiso. Oh, bruttino, avvallamento in piena piega, ma il KTM reagisce bene, non sente niente. Si è alzato un po' per caso. Il bello è che stamattina qualti mi fa: devo andare piano perché il Ducati fa solo rumori strani da quando siamo qua in Sardegna. Vero. È proprio vero il detto che dicono Ducati, soldi. No, non lo dico, che se c'è qualche ducatista tra voi con Gualdi poi si crea un po' di astio nell'aria. Però a parte gli scherzi, qualche cicolio la ruota anteriore e qualche stack stack quella posteriore ogni volta che completa un giro. Molto probabilmente si parla di cuscinetti, non un grande danno, però sono sempre cose che fanno girare scatole. KTM niente. Un bel dito medio dal davanti, attenzione, lo lancia. Sono finite le curve. C'è ancora il tremolio perché si è impennata troppo. Ragazzi, torniamo nei trasferimenti, quindi ci vediamo dopo. Arbuzzo in gamba, ne? Aperitivo con pizza e cipolle. Buono. Praticamente io ho già fatto pranzo senza vista e con due spicci. Finalmente abbiamo usato queste moto per il loro utilizzo, cioè la spesa all'esse lunga. Abbiamo una missione, dobbiamo trovare un punto panoramico dove poter anche un attimino svaccare, che non sarebbe una brutta idea. Che bello è. No vabbè, arragnato qua dietro la sella, la busta della spesa, ma proprio in modo non grezzo di più. Speriamo che non la perda per strada. Guarda lì, spettacolare, eh? C'è una vista della Madonna, raga. Mi si ingolfa il K a queste velocità, pende di brutto, raga. Ok, cioè guardate dove siamo. People, se dove vi porta il Dados? Ditemelo anche voi con un commento se vi fa impazzire il suo paesino oppure no, perché a me mi manda fuori di testa. Castel Sardo, tanta roba. Guarda quanto pendono. No ma raga, ma è incredibile. Parcheggiamo le bimbe e ci operativizziamo. Si sta male. Castel Sardo, veramente figo. Playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fort still holds. You're placing your bet, showing no regret. È un lavoro. La rottura di cazzo. Che ci sono troppe salite, quello è il problema. Meno male che almeno
non funziona. You got me tiptoeing around you like you made a blast. Senza locale siamo. Passata più di mezz'oretta, siamo pronti per i souvenir. Pronti è un parolone, ma è un dovere. Ufficialmente lo sclero dei pensierini l'abbiamo fatto. Vi giuro, io non sono per niente portato con queste cose. Ogni volta entro in una confusione perché vorrei fare un regalo perfetto, fighissimo, ma le idee sono un po' quello che sono. Castelsardo ci è veramente piaciuta un sacco. La prossima volta però con noi ci portiamo anche un monopattino elettrico, perché non è possibile. Vi dico solo che non mi vanno più i pantaloni da quanto i polpacci grossi. Adesso ci scende già la lacrimuccia, attenzione. Farò partire una canzone tipo See You Again, perché stiamo uscendo in questo momento da Castelsardo per dirigerci verso la nostra ultima meta, e dove c'è anche la nave che ci aspetta. Attenzione, verso Porto Torres, un'oretta di distanza. Sei triste, però io sono felice di tornare, almeno mi rilasso un pochettino, la moto la butto. Ehi, non si dicono queste cose. Ma che figo, c'era la palestra all'aperto, sul mare così. Perché multa? Sardegna non ce n'è, vero? Scontestualizzo il tutto. Stavamo discutendo io e Gualti tramite interfono, che comunque qua veramente confronta dove siamo noi, che siamo di Torino, comunque del Piemonte, facciamo i giri Piemonte, Valle d'Aosta, Francia, così. È pieno di autovelox, pattuglie di polizia, posti di blocco. Non che io e lui non siamo in regola, per carità, siamo dei bravi ragazzi. Però qua zero velox, zero pattuglie. Abbiamo trovato un posto di blocco ad Alghero Bosa, primo giorno appena arrivati, che si faceva palesemente i fatti suoi. Però secondo me questa cosa influenza anche il fatto che siamo fuori stagione. Sicuramente in stagione piena è tutto più controllato. Che spettacolo, veramente. Che spettacolo anche la strada, però. Oh, neanche un cinghiale abbiamo visto. Non aveva neanche mai mangiato un porceddu. Incredibile. Ragazzi, siamo appena arrivati a Porto Torres. Non c'è niente, c'è solo un bel panorama che è molto bello. Ma dopo che hai visto Castelsardo, non è niente di che. E non penso che esistano veramente ancore così grosse. Adesso partirà una canzone di quelle deprimenti, così due immagini del ritorno a casa. Il lavoro è fatto. Ultimi chilometri in Sardegna, se ne facevo ancora 18 chilometri spaccavo la cifra tonda da quando siamo sbarcati in quest'isola spettacolare, perché sono a cifra 1482 chilometri fatti qua, e abbiamo fatto il giro completo e altro, e molto altro. Quindi raga, sta veramente per scendere la cremoccia. Ma in realtà non è quello che provavo. Sapete che ero felice di vedere il traghetto? È stato il primo viaggio in moto, e per quanta esperienza hai da motociclista, puoi pensare di prevedere il tutto per riuscire ad organizzarti al meglio, ma qualcosa cambierà sempre. Nel nostro caso è che dopo 6 mesi di siccità avevo messo in conto la possibilità di pioggia, ma non così. Non tutti i giorni come è successo. E questo ha dato inevitabilmente un po' di pesantezza alle giornate, alla tabella di marcia, ma soprattutto all'umore. Antes de olvidarte quiero recordar tu cara. Estaba ahí parado en la lluvia madrugada. Yo sé que tú pensabas, con tu corazón jugaba, porque tus sentimientos para mí no eran nada. Yeah. Una película en vivo, ahora una foto en blanco y negro que me olvido. Y aunque yo no quiero, esta hora mi destino. Tus fotos en color le da calor a mi camino. Partiti. Sì, non nascondo che ha creato un po' di tensioni con il mio amico. Per il viaggio della speranza. Detto ciò, spirito di avventura sempre, e si risolve tutto. Questa avventura mi ha acceso una voglia matta di farne altre, di sentirmi vivo. Infatti io in realtà un altro viaggio incredibile l'ho fatto, ma a sto giro ho alzato l'asticella. Ho attraversato 5 paesi con lingue diverse, culture diverse, monete diverse, completamente da solo. Iscrivetevi, perché tra un po' inizieremo la pubblicazione e sarà un'altra grande avventura. Que nunca quiero olvidar. It's been a long day without you, my friend. Ho sentito che è British. Ciao zio. Ciao papà. A sveduma. Casa, dolce casa, è stata un'avventura spettacolare.
spettacolare, lo consiglio a tutti, veramente. Sono cotto, ho dormito un cazzo. Iscrivetevi al canale perché ne vale la pena.